Rileggendo il romanzo dello scrittore americano Edgar Rice Burroughs, sono stata sorpresa dall'antefatto e dall'epilogo di Tarzan delle Scimmie. I genitori di Tarzan sono John Clayton, ovvero Lord Greystock, e Lady Alice Rutherford, due nobili inglesi. Una bella mattina di maggio, nell'anno di grazia 1888, Lord e Lady Greystock partono da Dover per l'Africa. Arrivano a Freetown, capitale della Sierra Leone. E sono sbarcati su un'isola selvaggia, alla mercé di belve feroci. Cosa accade? Nella giungla nasce il piccolo Tarzan, che vuol dire pelle bianca. Nel finale del romanzo, Miss Jane Porter non resta con Tarzan delle scimmie. Allora non mi resta che augurarvi buona lettura con Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs.